Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dedicato ad un nuovo unboxing. Oggi torniamo a parlare di cinema horror e lo facciamo parlando di horror italiano. Il film di oggi è Macabro, film diretto da Lamberto Bava nel 1980, che ha segnato anche il suo debutto come regista. Aveva già collaborato insieme al padre qualche anno prima, dirigendo, co-dirigendo il film Shocker, ma qui invece è tutta farina del suo sacco. Quindi è un film che ho acquistato di recente tramite una bella promozione Amazon, pagato intorno ai 15 euro. Film che parla di una donna che tiene nascosto alla propria famiglia il suo rapporto extraconiugale con un altro uomo. Quando viene scoperta dalla figlia, la figlia uccide il proprio fratellino nella vasca da bagno. E quindi non vado oltre per non svelare tutto il resto della trama. Il film è stato scritto, oltre che da Lamberto Bava, anche dai due fratelli Avati, sia Pupi che Antonio Avati. Il film, peraltro, è basato da una storia di cronaca avvenuta negli Stati Uniti, nel New Orleans. Io personalmente il film non l'avevo mai visto, nonostante sia appunto un film piuttosto datato. Ho avuto l'occasione adesso, grazie alla 88 Films, di poter riscoprire questa prima opera d'esordio appunto del regista Lamberto Bava. Personalmente non mi è dispiaciuto il film, anche se ammetto che è un pochino lento per i miei gusti. Mi aspettavo anche qualche scena gore in più, anche se quelle poche che ci sono non sono per niente male. Comunque, giudizio personale, la sufficienza la raggiunge senza problemi. Per quanto riguarda invece appunto all'edizione che ho acquistato, è quella appunto, come già citato prima, della 88 Films, questa label che davvero è una delle mie preferite, anche perché grazie alla 88 Films, esattamente come con la Arrow e altre case distributrici, ci permettono di avere anche certi film che magari non sono dei capolavori, ma sono magari dei film medi, minori rispetto a film più blasonati, e ci permettono di averle in alta definizione, cosa che spesso qui in Italia non accade. Questa edizione della 88 Films, peraltro, viene distribuita insieme a una slip, che peraltro ha un effetto gomma, come lo definisco io, un effetto gomma, non è cartoncino puro. Diamo anche un'occhiata più da vicino a quest'artwork utilizzato per l'edizione inglese. Appunto, fa parte della linea The Italian Collection. Questa è la costina, e questo invece è il retro dell'edizione. Edizione che comprende, oltre all'audio inglese, anche l'audio originale italiano. Ci sono anche i sottotitoli in inglese, ma non sono obbligatori, quindi tranquillamente si possono disattivare durante la visione. Si tratta chiaramente di un disco region free, quindi tranquillamente riproducibili sui nostri lettori. Formato video 1.85 e l'audio è in dual mono. Cosa comprende invece questa edizione per quanto riguarda i contenuti speciali? Comprende, oltre a un commento audio che però è in lingua inglese, quindi per chi non comprende l'inglese serve ben poco, però abbiamo un'interessante intervista fatta al regista Lamberto Bava, che dura circa 22 minuti ed è prodotta dalla Freakorama. Durante questa intervista, che parla chiaramente della realizzazione del film, parla anche di come è nato il progetto per realizzare il film Macabro, di come sia stato convocato appunto dai fratelli Avati. Inizialmente lui pensava che avrebbe dovuto fare l'aiuto regista nel prossimo film di Pupi Avati, invece scopre che volevano proporgli invece di fare questo lungometraggio ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduta negli Stati Uniti. Per quanto riguarda appunto questa edizione della 88 Films, trattasi di un restauro 2K dal negativo originale. Vediamo comunque che cosa comprende anche questa edizione all'interno. Togliendo la slip, abbiamo chiaramente lo stesso identico artwork. Chiaramente abbiamo la parte retro bianca, con diciamo, il retro bianco, i diversi contenuti extra specificati qui nel mezzo. E trattasi questa della edizione numero 58 della collana
Italian Collection. All'interno invece abbiamo la copertina reversibile, questa è un'altra caratteristica della 88 Films. A volte c'è anche la locandina italiana con il titolo italiano, in questo caso però è rimasta quella in inglese con il titolo Macabre, quindi non Macabro. Diamo un'occhiata prima al disco Blu-ray e togliamo adesso anche la cover con appunto la copertina reversibile, questa è quella alternativa. Anche questa non è male e questa appunto vediamola nel dettaglio completa, quella principale. All'interno abbiamo anche un piccolo booklet di circa 10 pagine, qui abbiamo invece il titolo originale italiano Macabro, con i vari nomi degli interpreti del film più il nome del regista. Sul retro abbiamo un'altra immagine. All'interno invece è quasi tutto testo, anche chiaramente ci sono delle immagini come la locandina originale italiana, tutto testo in lingua inglese. Qui abbiamo invece una doppia pagina con il titolo Macabre. La qualità video non mi è per niente dispiaciuta, si vede che è stato fatto un restauro, quindi a mio parere è stato fatto un ottimo lavoro. Ripeto, non l'avevo mai visto questo film, quindi non avevo neanche visto l'edizione in DVD, ad esempio, che comunque in Italia è uscito, quindi personalmente mi sono goduto il film in un'ottima qualità. E quindi questo è tutto per quanto riguarda questa edizione della 88 Films, molto buona la qualità video, interessanti contenuti speciali, anche se non sono tantissimi, un'intervista, un trailer e un commento audio, però in inglese. Unico appunto che mi viene da fare per quanto riguarda questi benedetti menu, sono dei menu fissi, statici, con questo colore verde che c'è in ogni singolo film, quindi sempre a tutti i film c'è questa immagine verde con il titolo del film e una musica in sottofondo, qui una specie di musica da lounge bar. Sarebbe bello se la 88 Films facesse dei menu anche in movimento con qualche scena del film, quindi non penso che ci voglia chissà che cosa per creare un menu. Però va bene, per il resto, ripeto, sempre ottima la 88 Films, la metto tra le mie preferite insieme appunto alle varie Arrow, le Grindhouse, Releasing e altre ottime label che fanno uscire i nostri cari film italiani di un tempo, i classici gialli, gli horror e i poliziotteschi, cosa che purtroppo non sempre accade con le varie case italiane. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo video unboxing, noi ci rivedremo molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!